Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e benvenuti in questa nuova recensione, sempre nell'ottica del Ludonarracon. Oggi parliamo di Nowhere Prophet, sviluppato da Sharkbomb Studios e come editore a No More Robots. Ringrazio entrambi per avermi fornito la chiave con cui ho provato il gioco per voi. Di cosa si tratta? Nowhere Prophet è un roguelite con le carte, con combattimenti a turno tramite utilizzo di carte. Roguelite vuol dire che appunto una delle meccaniche molto importanti alla sua base è il permadeath, cioè se noi siamo sconfitti anche in una sola delle battaglie che avremo durante la progressione della campagna principale, la sconfitta è definitiva, quindi bisogna ricominciare la campagna da zero. Ci sono alcune cose che vengono sbloccate, quindi rimangono da campagna a campagna, però di base si ricomincia da zero, permadeath. Roguelite con carte che prende di sicuro tanta ispirazione da Magic e anche da Hearthstone, che però in realtà è perché Hearthstone l'ha mediata da Magic. Per cui abbiamo il nostro personaggio che ha un tot di vita e non dobbiamo farla scendere a zero, altrimenti abbiamo perso, e dobbiamo far scendere quella dell'avversario a zero utilizzando delle carte e tra virgolette degli incantesimi. Sono in pratica sviluppate qua in carte convoglio e invece carte del nostro leader. Le carte del nostro leader sono delle abilità che possiamo utilizzare o per potenziare le nostre truppe o per depotenziare quelle nemiche o per rompere le scatole in altri modi al leader avversario. Mentre invece le carte convoglio sono dei follower che abbiamo nella nostra carovana e che possiamo giocare nel campo. Avranno una caratteristica di attacco, una caratteristica di difesa. Queste, a differenza di altri giochi di carte, vanno a diminuire, per cui se prendiamo 3 danni con un determinato personaggio, quel personaggio ha 3 punti vita in meno anche all'inizio del turno successivo. Il problema che deriva, cioè il problema, la meccanica che deriva dal fatto di essere un gioco roguelike è che i personaggi che giochiamo e che per caso vengono feriti nel combattimento ci resteranno feriti fin tanto che non riusciamo a trovare un punto in cui guarirli. E se per caso li giochiamo come feriti e vengono sconfitti una seconda volta in campo di battaglia, moriranno e quindi dovremo eliminarli per forza dal nostro mazzo e non poterli più giocare. Ne incontreremo ovviamente altri durante questa campagna. La campagna si dipana in quattro mappe, quattro aree, più quella finale nella cripta, e noi in pratica siamo una persona che riceve un messaggio strano da una sorta di satellite caduto sul pianeta. E dobbiamo arrivare a una cripta e riattivarla con i nostri poteri mentali, tipo psichici, ma con delle parti cibernetiche in mezzo. Adesso non mi ricordo il termine esatto che hanno utilizzato per definirlo. E quindi andiamo a radunare insieme a noi parecchi seguaci che ci seguono anche con una sorta di vocazione religiosa per appunto riportare speranza a questo pianeta che è un pochettino in una situazione che ha del post-apocalittico, ma non si tratta del pianeta Terra. Ricorda una situazione un po' più quella di Pandora per quanto riguarda Borderlands, il mondo di Borderlands. Ho letto molte recensioni che parlano di collegamenti e di parallelismi con Slay the Spire per quanto riguarda questo gioco, ma non ho giocato Slay the Spire, quindi non vi parlerò della relazione che possono essere, cioè delle relazioni che possono esserci tra questi due titoli. Stavo dicendo appunto, noi partiamo con una determinata carovana, abbiamo delle mappe che sono generate proceduralmente in cui abbiamo degli step da percorrere ogni volta diversi con un'idea su quali sono dei punti saldi di quella mappa, tipo degli scontri con dei boss o delle aree in cui riposarsi o dove fare un falò, ma ci sono alcune aree che sono da scoprire, degli eventi randomici che vengono sbloccati invece per le aree in cui non è segnalato niente dalla mappa. Nonostante la parte principale di questo gioco sia la campagna, devo dire che la parte della trama l'ho trovata un po' blanda. Non è che sia molto interessante più di tot leggere e cercare di capirla loro, perché non è particolarmente sviluppato.
è più sviluppata di sicuro la parte di gameplay, per cui appunto devo dire che Nowhere Prophet, cioè Sharkbone Studios, che hanno sviluppato Nowhere Prophet, ha fatto un ottimo lavoro di bilanciamento per quanto riguarda le unità di vario tipo e le carte dei leader. Graficamente e come a livello sonoro sono carini, cioè un titolo carino, non è eccellente, diciamo, da nessuno dei due punti di vista, ma fa il suo lavoro. La campagna principale dura 15 ore circa, almeno 15 ore circa, quello che ci ho messo io come tempo per finirlo, in realtà un pochettino di meno, ma ho sfruttato un save scamming per riuscire ad arrivare al finale senza perdere troppo tempo. Ho perso la campagna due volte, la prima volta perché appunto non sapevo esattamente bene come strutturarmela, la seconda volta per l'RNG, perché come in tutti i roguelike, se per caso parti con dell'equipaggiamento sfortunato o trovi dei nemici che ti counterano abbastanza, sei spacciato. Per cui io dopo un po' ho sviluppato una strategia in cui puntavo a avere delle carte leader che non costassero troppo e che riducessero mostruosamente la vita del nemico. Avevo un'abilità data dall'equipaggiamento del mio leader che riduceva o eliminava del tutto l'armatura del nemico, che impedisce di prendere danno fin tanto che non viene consumata. Per cui cosa che volevo dire? Per cui giocavo molto sulle carte del leader. Ho incontrato nella mia seconda campagna il secondo boss di fine mappa, perché alla fine di ogni mappa c'è un boss, che aveva come abilità personale un perfetto counter contro le carte abilità, perché ogni volta che io giocavo una carta del leader, lui aveva un buff enorme, per cui ho dovuto limitare l'utilizzo delle mie carte leader. E quindi lui mi ha arato perché la mia strategia era praticamente basata sulle carte leader. Ci sono molte cose che possono essere sbloccate, ci sono altri personaggi di partenza che si possono utilizzare, delle altre formazioni di partenza del gruppo, per cui puoi avere dei nomadi, dei mercanti, dei religiosi e via dicendo. E per ognuno di essi bisogna ottenere delle determinate caratteristiche durante la campagna. E allo stesso modo si possono potenziare i gruppi di partenza facendo delle determinate azioni durante la campagna. Per cui se otteniamo tipo 10 oggetti avremo delle carte in più, magari la partenza e via dicendo. Però devo dire che tutta questa parte degli sbloccabili l'ho trovato magari un più esatto magari per continuare, per motivare qualcheduno già interessato. A me non ha per niente attirato per dire: ah sì, dai, rifaccio la campagna un'altra volta, anche perché i nemici alla fine, facendo una campagna, li hai visti più o meno tutti, hai visto più o meno tutto l'equipaggiamento e diciamo che non c'è tantissimo da scoprire di più. Forse qualche posto, qualche evento che ancora non hai incontrato, ma è più che altro un po' come fare un'altra more of the same. Il discorso che facevo prima, della campagna che ha una trama un po' blanda, deriva dal fatto che sia i dialoghi sono sviluppati, ma lasciano sempre un po' intendere, un po' a supporre, senza mai chiarire niente di preciso, anche la parte finale del gioco. Poi la procedurazione, la generazione procedurale delle mappe non possono che impattare il lato narrativo di questa campagna, di questo gioco. Per cui una cosa che mi sono chiesto a metà partita, ma soprattutto alla fine, è il perché hanno inserito questo gioco nel Ludonarracon. Tutti gli altri che vi ho portato hanno una parte narrativa fondamentale o comunque molto importante alle spalle del gameplay, mentre invece questo no. Cioè, potevano anche rimuovere la parte della narrativa, metterti semplicemente le battaglie una dopo l'altra con degli eventi a caso e era uguale. Non ho sentito la mancanza o l'interesse della parte narrativa, né il volerne sapere di più, ecco, di queste cose che vengono lasciate un pochettino più fumose, che magari devi provare con qualche altro personaggio per scoprire. Quindi cosa devo dire? Lo consiglio assolutamente a chi ama i giochi con le carte, per cui chi ama Magic, chi ama Hearthstone, chi ama Spire, penso. Chi ha amato Scrolls, perché da Scrolls media il
la disposizione strategica delle creature, il fatto di attaccare per colonne. Quella è una cosa che ha ereditato da Scrolls, e Scrolls, come forse avevo già parlato in passato nel mio canale, era un gioco di carte abbastanza carino, che purtroppo non è stato seguito come si doveva, Mojang l'ha un po' abbandonato, non è stato pubblicizzato, è uscito forse nel momento sbagliato, in cui la gente iniziava già a essere stufa di giochi di carte. Detto questo, allora io vi ringrazio per aver visto questa recensione, vi invito a lasciare un mi piace se vi è stata utile o se vi ha interessato in qualche modo, o un commento qua sotto per farmi sapere che esistete, siete passati, e se volete potete iscrivervi al mio canale se volete avere delle informazioni in più, dei video in più, per passare il tempo e per supportarmi un po' in quello che sto facendo. Ciao a tutti e buona giornata.